Luigi Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo nella sala di rappresentanza della Polizia Locale di Vicenza con il sindaco Francesco Rucco e con il nuovo comandante Massimo Parolin. Benvenuto, ben arrivato, ma qui partiamo proprio dal sindaco che ha celebrato il battesimo del nuovo comandante. La sicurezza nel suo mandato, ormai è sindaco da un anno, era sicuramente uno dei temi principali. Allora, che input dà al nuovo comandante oggi? Sicuramente di rafforzare le azioni che abbiamo già messo in atto dal primo giorno in cui ci siamo insediati. Appena arrivati abbiamo chiesto delle azioni di controllo del territorio molto puntuali, appunto sulle zone più calde, e l'ultimo naturalmente Campo Marzo, tutte le zone limitrofe, ma anche le zone come Via Allende, quindi San Felice, Via Verona, San Pio X, tutte quelle zone dove ci sono delle situazioni per cui i cittadini ci chiamano ad intervenire. Ha registrato? Ho registrato senz'altro. Gli obiettivi, insomma, che ci ha dato l'amministrazione sono importantissimi. Noi cercheremo di adottare tutte quelle misure che possiamo adottare nel campo, perlomeno per quanto riguarda l'uso dello stupefacente in determinate zone come quella di Campo Marzio, la lotta al degrado, alla mendicità e a tutte quelle criticità che possono creare allarme sociale. Ecco, tra gli strumenti che possono essere dati agli agenti c'è sicuramente il taser, che era stato annunciato. Noi di Rete Veneta avevamo anche proposto i droni, l'utilizzo dei droni per controllare con delle telecamere, con degli occhi elettronici mobili, le zone più degradate della città. E su questo abbiamo raccolto l'invito di Rete Veneta e ci siamo attivati. Abbiamo già dei droni, tra in particolare in utilizzo alla Protezione Civile, che potremo, in accordo alla Protezione Civile, utilizzare anche per i fini della Polizia Locale. Come mi sembra? Tutti gli strumenti che possono migliorare le performance degli agenti per la loro tutela, ma soprattutto per la tutela dei cittadini, vanno benissimo. In particolare quelli che propone Rete Veneta, ci fa piacere. Sicuramente. Il taser? Il taser e sì, anche i droni che possono essere utilizzati. E poi c'è il punto per la polizia locale a Campo Marzio. Sì, è un obiettivo di mandato, quindi nell'arco di 5 anni ci sono dati l'obiettivo appunto di creare questa sede distaccata dalla polizia locale in Campo Marzio con personale e una struttura adeguata. Quindi un presidio ad hoc. Certo, lavoreremo anche su questo, ottimizzeremo le risorse umane che abbiamo a disposizione per poi andare a dislocarle in questo distaccamento che è fondamentale per la collettività. Bene, l'attende un compito arduo, ma se non è difficile, che soddisfazione c'è? Allora, sindaco, gli dia il benvenuto davanti ai nostri telespettatori. La stretta di mano tra il sindaco Francesco Rucco e il nuovo comandante Massimo Parolin. Ben arrivato. Grazie. In bocca al lupo, la linea può tornare allo studio. Grazie. Valleona, eccoci immersi nella pace dei Colli Iberici. Guardate che natura e che aria pulita. C'è un solo problema, un'intera contrada è rimasta isolata, non ha più il telefono fisso da più di una settimana. Per questo alcuni cittadini ci hanno chiamati e noi puntualmente, eccoci qui, siamo arrivati, andiamo a conoscerli. Signor Giovanni Celli, buongiorno. Buongiorno, signor Ghiglieri. Piacere di conoscerla. Piacere di rivederla. Un nostro carissimo telespettatore a tu per tu, però. Affezionato a Rete Veneta, le siamo grati, però lei ci ha chiamato qui per un motivo. Qual è il problema? Molto importante, va bene. Mi manca il telefono dall'11 del mese. Quindi sono 8 giorni che lei non ha il telefono fisso. Il telefono fisso manca. Io sono cardiopatico all'ultimo stadio. Io ho il salvavite che funziona col telefono. E allora, se io non ho il telefono, questo non funziona. Attenzione, è molto importante quello che ci sta dicendo il signor Giovanni. Questo salvavita senza il telefono fisso non funziona, quindi la sua vita dipende dal funzionamento del telefono fisso, che però purtroppo oggi
da 8 giorni non funziona. Sì, buongiorno, io sono la figlia. Vorrei dire anche che è un'intera contrada, un'intera via che manca del telefono fisso. Quindi è un problema che riguarda molte persone. Inoltre il telefono mobile in questa contrada purtroppo non prende. Quindi comunque loro ci sono momenti della giornata che non possono mettersi in comunicazione. Totalmente isolati. Sono completamente isolati, esattamente. E in più per mio papà è un problema proprio anche vitale. Ecco, avete sentito, queste sono le segnalazioni, le lamentele, questa è la situazione. E allora andiamo insieme a chiedere al sindaco di attivarsi. Ho provato a chiamare anche la sede centrale di Team a Roma, la sede sociale, e mi hanno detto che non è possibile per loro mettermi in contatto con la parte tecnica di cui ho bisogno urgentemente. Quindi a questo punto le vie brevi le abbiamo sperimentate. Bisognerà passare alle vie formali. Sì. Ecco, quindi adesso toccherà a lei attivarsi. Certo che insomma è importante ripristinare questo servizio di telefonia, quindi sì. Le chiediamo di continuare, di perseverare e di chiamarci quando avrà risolto questo problema. Senz'altro, anche perché qui abbiamo la sicurezza e la salute di cittadini anziani soli che vivono in una contrada piuttosto marginale del nostro comune, quindi sarà mia cura seguire questa situazione. Buon lavoro, sarà nostra cura ovviamente seguire anche noi questa situazione, quindi come avete capito per noi la questione non finisce qui ma continua. L'estate vera, quella del caldo opprimente e l'afa è arrivata. Archiviata la fase di instabilità che aveva creato molti disagi anche a inizio mese, ora anche i nostri territori sono soggetti agli effetti dell'anticiclone delle Azzorre, che costringe le perturbazioni a scorrere sulle Alpi e con temporali sui rilievi. Ma l'effetto più evidente sono le temperature molto alte, al di sopra della norma, 5-6 gradi al di sopra. Questo perché l'anticiclone impedisce il movimento delle masse d'aria e quindi ristagnano, l'aria ristagna, si carica di calore con il passare dei giorni e soprattutto si carica di vapore, quindi l'umidità aumenta e abbiamo un tipo di tempo veramente fastidioso, tecnicamente si dice opprimente. Il messaggio è chiaro, prepariamoci alla prima ondata di caldo opprimente con elevati indici di disagio bioclimatico. La rimonta dell'anticiclone africano è prevista da domani e potremo assistere ad una nuova impennata delle temperature che potranno raggiungere anche i 35 gradi. Un'ondata di caldo anomala per il mese di giugno. Il caldo continuerà a interessarci almeno fino a fine mese, valori minimi intorno ai 20 gradi che sono molto, molto alti, valori massimi 31-32 fino ad arrivare nella prossima settimana, nei primi giorni della prossima settimana a 35 gradi, quindi abbiamo 6-7 gradi al di sopra della media con un tasso di umidità piuttosto alto, quindi un tipo di tempo veramente fastidioso. Guardate un po' cosa è successo dopo l'intervento di Rete Veneta. Questa non sarà una pista da biliardo, ma è una strada civile, in un paese civile, e la gente che ci passa ha diritto di questo servizio. E noi di Rete Veneta ringraziamo il nostro telespettatore che con noi ha monitorato la situazione in via Bissolati, in comune di Dioville. La strada groviera di buche di cui da diversi giorni avevamo parlato nei nostri servizi, da oggi diventa una strada sterrata normale. La sindaca di Dioville, Giuse Armiletti, da noi contattata, ha mantenuto la promessa che ci aveva fatto nel video mandato alla redazione lunedì scorso. Noi abbiamo previsto questa settimana un intervento nella zona di nostra competenza con l'intervento della nostra ditta convenzionata. La ruspa è al lavoro, spiana, le buche sono coperte, ma ci vorrà probabilmente ancora qualche giorno per vedere il lavoro finito, ma di certo i tanti genitori, nonni che in bicicletta o in auto a rischio e pericolo per le coppe dell'olio si avventuravano lungo quella strada per portare i figli e i nipoti all'asilo, da oggi avranno vita più facile. Noi comunque continueremo a seguire la vicenda, che per il momento ha un lieto fine grazie all'intervento di Rete Veneta e alle vostre segnalazioni. Il governo ha annunciato che l'autonomia del Veneto sarà incardinata in Consiglio dei Ministri e la conferma arriva dalle dichiarazioni del vice premier Matteo Salvini, che ribadisce così l'argomento. L'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri perché fa bene all'Italia. Ce lo dice spesso, però l'autonomia arriva al prossimo Consiglio dei Ministri, sono passati molti mesi, quindi c'è un problema di accordo politico. Diciamo che penso che adesso siano tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa.
anche 5 Stelle. Beh, siamo in due, io sono convinto dall'inizio. Le lungaggini romane sull'autonomia hanno però messo a dura prova la pazienza dei veneti e in particolar modo quella di vicentini, i quali, lo ricordiamo, hanno rappresentato al referendum del 2017 la percentuale più alta dei sì di tutta la regione. Per questo siamo andati a tastare il polso dei cittadini che chiedono una Lega Veneta più autonoma. Salvini la farebbe, ma secondo me non riesce a farla, anche se è quella condizionata. Ma a questo punto, e questa è una provocazione, non sarebbe meglio che la Lega del Veneto diventasse veramente autonoma dalla Lega Nazionale? Beh, potrebbe essere una delle chance se vuole fare l'autonomia. Speriamo di sì, speriamo. Però i politici sono, io spero di sì, io spero. Troppo la deve fare con 2.600.000 personaggi che votassero sì? Franca massa, sì, perché bisogna della fascia. Penso che adesso ci sono tutti i presupposti per realizzare il progetto che hai in mente. Sì, sicuramente. La fa. Sì, sì. Sì, sì. Io che fascia? La fa. Ma a questo punto non sarebbe meglio per la Lega essere veramente veneta e staccarsi da una Lega Nazionale? Per me no, basta che faccia l'autonomia del Veneto. Non importa niente. Le prossime regionali del 2020 saranno una sfida molto difficile e impegnativa per il centro-sinistra e il Partito Democratico, il quale si confronterà a partire dai circoli, dai territori, nella segreteria, su chi potrà portare avanti questa battaglia. Credo che tra i nomi e le personalità da individuare, quella di Achille Variati sia una tra le più autorevoli. Achille Variati in campo dal 1984, ha svolto più volte e bene la funzione di sindaco, è stato consigliere regionale, presidente delle province d'Italia. Ecco, credo che sia anche una persona che conosce bene il territorio e che conosce bene le problematiche da sottoporre in una campagna elettorale così impegnativa. Penso per esempio all'autonomia, è vero che oggi è stata incardinata, ma penso che proceda troppo lentamente rispetto agli annunci che lo stesso governatore aveva fatto. E poi abbiamo di fronte un governo, quello giallo-verde, che inchioda il paese sulle beghe interne, sulle liti tra Di Maio e Salvini, anche e soprattutto in termini di sviluppo economico e sviluppo infrastrutturali. Non dimentichiamoci che in Italia sono bloccati oltre 600 cantieri che impediscono al nostro paese di essere competitivo anche a livello europeo. Ecco che allora il Partito Democratico, e magari con Achille Variati, potrebbe essere quel partito, quello schieramento in grado di mettere seriamente in difficoltà il governatore Zaia. Gli amici di Rete Veneta raccontano, noi trasmettiamo. Sentinelle attente, i nostri cari telespettatori ci mandano le loro testimonianze. Ecco un video, Gianni scrive, parcheggio dell'ospedale di Vicenza ieri pomeriggio. E voilà, si vedono i soliti posteggiatori abusivi. Nonostante il pugno duro dell'amministrazione, non si riesce a porre fine a episodi di insistenza e talvolta di vera e propria aggressione, in particolare nei confronti degli anziani. Le multe si sono rivelate un'arma spuntata perché non vengono pagate, ma il decreto sicurezza prevede l'allontanamento di questi abusivi. Insomma, nel parcheggio dell'ospedale, che è al servizio di anziani, di malati, dei familiari dei pazienti, sarebbe utile un custode, un vigilante fisso. Noi di Rete Veneta porteremo questa proposta al sindaco Francesco Rucco. Ma vediamo quest'altro post di Claudio che osserva: il manto stradale è ridotto veramente uno schifo, ci sono buchi ovunque, e conclude: sarà mia cura mettere in evidenza alcune strade con buchi. Lo ringraziamo e aspettiamo le sue segnalazioni, come abbiamo sempre fatto, a volte ottenendo anche una soluzione veloce, porteremo la questione all'assessore competente. Infine, fuori dal nostro gruppo Facebook, siamo incappati in questo post che arriva da Schio. Si vede la foto di una bicicletta appoggiata al muro, una come tante, lungo la strada, ma incredibilmente, a ben guardare, sotto al sellino c'è un coltello. Il commento è: cominciamo ad osservare le biciclette e se notiamo armi bianche al seguito, avvisiamo subito i carabinieri.
Ringraziamo i nostri telespettatori e quei cittadini che guardano la città con occhio attento e invitiamo tutti a fare altrettanto scrivendoci un'email all'indirizzo vicenza@reteveneta.it oppure un sms al numero 351 1751 866, o se preferite pubblicate i vostri messaggi, le vostre foto o i vostri video sul gruppo Facebook Gli Amici di Rete Veneta. Portateci le vostre istanze, i vostri problemi, le vostre proposte. Noi saremo la vostra voce. Ciao a tutti i veneti, all'Italia, al mondo, che ci aveva dato, che ha sentito la notizia che eravamo dispersi. Ringraziamo per la grande apprensione passata da tanti amici, sostenitori, familiari e tutti, diciamo, quelli che amano il mondo della montagna. Siamo sopravvissuti, è stata un'esperienza durissima. Purtroppo il nostro amico Intiaz Ahmad è rimasto vittima di questo incidente. Ci dispiace tantissimo per la famiglia, per i figli, per tutta la comunità che, diciamo, si è stretta attorno a lui. Da parte delle ballate, dei villaggi pakistani, abbiamo ricevuto tantissime attestazioni di stima, di riconoscenza per il lavoro fatto in 10 anni nella costruzione di un acquedotto, di un ponte, l'avvio del centro, del climbing center Cristina Castagna, che vorrebbe insegnare tecniche di alpinismo, e però al momento non ha risorse per fare questa attività. Quindi con gli amici Luca, Dave e Tino, che siamo fortunati di essere ritornati assieme a Nadima e Sakila, salutiamo tutti, rincorriamo tutti quanti il nostro stato di salute. Qualche problema c'è, però insomma si dovrebbe risolvere. Le ferite del corpo si curano, quelle dell'anima vedremo. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesti cumuli su rilievi e sviluppo giornaliero, possibili locali precipitazioni su rilievi nelle ore centrali, temperature in aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it